Abbiamo faticato ad essere continui sotto un profilo difensivo. Sono estremamente contento che tanti dei ragazzi che in questo periodo avevano trovato meno spazio oggi sono stati protagonisti. Partita facile solo sulla carta, visto i 0 punti in classifica di Napoli. La classifica non va in campo, troviamo una squadra nelle ultime partite cresciuta moltissimo. Troviamo una squadra che ha aggiunto un giocatore forte in settimana. Chiaro che per noi il fattore chiave è riacquisire continuità. Abbiamo avuto finora delle prestazioni troppo a intermittenza. Una grande prestazione di squadra, sapevamo che dovevamo fare una partita dura e così è stato, venivamo da due brutte sconfitte, oggi abbiamo cercato di rientrare in quello che è il nostro standard difensivo, ci siamo riusciti con una squadra che è venuta qua senza niente da perdere sostanzialmente, quindi avevamo tutto da perdere noi, siamo stati bravi a tenere alta la difesa. Cioè, tanti tiri aperti siano frutto di un buon gioco offensivo, quindi di buoni passatori, di buoni smarcamenti, di buoni blocchi, quindi cioè, faccio complimenti veramente a tutta la squadra. Fino al primo tempo eravamo in partita, ce la stavamo giocando, il problema è che come ogni partita dopo il primo quarto abbiamo un calo non nel terzo, nel quarto, e gli avversari scappano e non riusciamo più a riprendere. Non so perché accada questo, ma mi spiace molto perché volevamo vincere e ancora siamo ancora a 0 punti purtroppo. Abbiamo commesso l'errore capitale di lasciare fare a Tortona ciò che credo sia il dato che meglio la caratterizzi, cioè prendere vantaggi in un quarto di campo e mantenerli al tiro pesante dall'altro lato. Abbiamo avuto sovente ritardi nei recuperi, problemi anche di accoppiamenti, insomma dovevamo fare in quel frangente più, in quel frangente è qualcosa di più da un punto di vista difensivo, invece abbiamo fatto paradossalmente qualcosa in meno. Sono estremamente contento che tanti dei ragazzi che in questo periodo avevano trovato meno spazio oggi sono stati protagonisti, e sottolineo protagonisti, cioè non hanno giocato negli ultimi 5 minuti della partita, sono stati protagonisti e ci hanno permesso di rompere la partita nella fase centrale. Poi il coinvolgimento di tutti anche a livello di terminali penso che sia una nostra costante, ma ci tengo a sottolineare l'impronta che hanno dato ragazzi che fino ad oggi hanno avuto meno spazio su questa partita.